Gino Primasso, direttore sportivo di Cuneo Grandavolle. Oggi è serata di presentazione della squadra, del settore giovanile, insomma della stagione. Ti chiedo subito, insomma, è stata un'estate molto movimentata per Cuneo, con tante novità anche in corsa. Come arriva questa squadra e questa società all'inizio, all'alba di questa stagione? Beh, io mi permetto di dire con un grande orgoglio, perché hai ragione quando dici che è stato un percorso ostacoli che purtroppo continua, perché anche Beatrice purtroppo dovrà essere operata. Ma insomma, è l'orgoglio di essere qui, di essere in questo bel palazzo dello sport, di fronte al pubblico che vorrà venire a vederci, ai genitori, alle autorità, agli sponsor. Quindi noi presentiamo i nostri gioielli, come si suol dire, e lo facciamo, ripeto, per la terza volta con orgoglio, perché sappiamo le difficoltà che abbiamo incontrato, queste che vanno al di là delle difficoltà che tutto il mondo ha dal punto di vista economico, ma anche diciamo di morale, per come stanno andando le cose. Sotto questo punto di vista c'è veramente grande curiosità, no? Perché ci sono stati appunto dei cambi, adesso non ne parliamo neanche più perché sono già passate le settimane, però sicuramente una squadra rinnovata che ha fatto comunque un bel precampionato nei tornei, nelle amichevoli, insomma, sono viste cose positive, quindi la curiosità è tanta per vedere che ruolo potrà recitare questa Cuneo nel campionato. Ma diciamo che questa è una squadra che si ha due volti positivi ha tirato fuori, secondo me, proprio in queste partite precampionato. Uno è il fatto di saper sfruttare le occasioni quando ci sono. Noi abbiamo giocato contro squadre rimaneggiate esattamente come lo eravamo noi, del resto, e lo siamo ancora purtroppo, e lo saremo per un po' di tempo, e abbiamo sfruttato le occasioni. Due, i tanti 3-2 che abbiamo fatto, lasciando perdere l'ultima partita vinta in casa con Novara, che è stata fatta la partita dove abbiamo giocato con più continuità. I tanti 3-2 che ci hanno visto vincere poi alla fine hanno dimostrato che è una squadra che anche in un torneo, anche in un amichevole, non ci sta a perdere. Io sono molto contento di questo, perché la continuità poi verrà, perché gli allenamenti servono anche per questo. Ieri è arrivata Kim, la nostra nuova palleggiatrice, che ci darà una mano per questa stagione, direi. E quindi chiaramente è tutto in divenire, però il campionato comincia, non ci vogliamo nascondere e andiamo avanti. Del resto è un progetto questo che ha portato in questi anni le migliori giocatrici del mondo in questo palazzo dello sport. Senza questo progetto al femminile questo non sarebbe successo. Quindi quando io parlo di orgoglio parlo anche di questo. Poi è chiaro che il settore giovanile, come sempre, per tutti è sempre il fiore all'occhiello. Poi da lì a farlo veramente non siamo in tantissimi a farlo diventare un fiore all'occhiello, con tutte le difficoltà del mondo, perché è evidente che ci sono grosse difficoltà economiche in questo senso, ma anche il fatto che da dopo la pandemia, perché molti se la sono già dimenticata, c'è stata una flessione. Stiamo risalendo poco a poco, ma siamo contenti delle squadre che abbiamo, siamo contenti dei numeri che abbiamo, ma noi anche adesso ne approfitto per dire, noi siamo sempre con le porte aperte. Il nostro claim è che la casa femminile del volley a Cuneo, e lo siamo e lo saremo, per cui in questo senso questa serata deve essere, e anche questo intervento con il tuo network, chiaramente per noi è molto importante.